Buongiorno, ciao a tutti. Che ne dite? Avete voglia di passare un po' di tempo in mia compagnia? Io vi saluto sorseggiando una tazzona di caffè di cicoria, però, quindi niente caffeina. Alla salute. E niente zucchero, soprattutto. Pensavo oggi di andare a tricotare un po' in compagnia, quindi dipanare pensieri mentre si tricotta. Ho ripreso, ho messo mano alla maglia fucsia che avevo iniziato parecchio tempo fa. E mi sono, insomma, intoppata, come succede spesso quando è quasi tutto finito, no? Quindi il corpo è tutto fatto, e la maglia top down, con il pattern della rivista Bordamaglia, mi manca questa manica e sto completando la prima di manica. L'unica modifica al pattern di Bordamaglia che io ho fatto è che sul dietro qui, nel girocollo, ho fatto l'alzata, quindi ferri accorciati per il collo anatomico, e ho modificato quei lati. Sono andata su fino sotto manica anche con la stessa lavorazione del bordo, solo fino sotto la manica. Dopo che ho ripreso la manica, con la manica vado avanti solo con le maglie, con la lavorazione a maglia rasata. E vorrei finirla perché oramai finisce l'inverno e io la maglia non l'ho finita, ma non perché sono stata senza far niente, perché ho cominciato vari progetti e ho portato a termine vari progetti nel frattempo. Da portare a termine è la maglia, vedete, l'ho appesa lassù per averla un po' in vista, la Maria Forever di Oxana, del canale Chiacchierando Sferruzzando. Quindi quello è un lavoro in corso. Un altro lavoro in corso è qui, la replica dello scialle Arabella, e ci sto lavorando anche a quello. Sono andata avanti un altro pezzettino, ho iniziato il secondo gomitolo, ho fatto anche un pezzettino del secondo gomitolo. Poi, cosa sto portando ancora avanti? La seconda calza con bella lana, comprata a poco prezzo al mercato, ma che sembra che sia perfetta fino a qui. Quindi questa è la prima calza realizzata con soltanto 50 grammi di lana. Ho voluto finire il gomitolo e adesso ne sto realizzando anche la seconda. Quindi qui c'ho il secondo gomitolino. Per chi non ave di voi non avesse visto nessun video dei miei precedenti, dove racconto dove l'ho acquistata e come l'ho acquistata, e questa lana là qua di manifattura Primavesi, un made in Italy, che io ho trovato al mercato sulle bancarelle a un buon prezzo. E qui ci sto facendo la seconda di calza. E qui vi dico la sincera verità, sto andando a occhio, ho cercato di scegliere un gomitolo che avesse lo stesso inizio di colore come la prima, non è perfettamente uguale, forse manca un giro 2 del verde, dell'altezza del verde, vedete qua. Qui la prima c'ha un po' più verde la punta, la
seconda un po' meno, però dopo la frequenza del colore è la stessa. Quindi più o meno mi sono basata su questo qua. Non mi sono imbattita a contare i giri, niente. Quindi a occhio, visto la delusione della calza Rowan, ho detto qui come lavava e sto andando avanti con la lavorazione fino a quando non finisco il gomitolo anche qua. Quindi, nonostante tutto, qualche cosa va avanti. Cosa si fa in questi periodi in cui non si può essere tanto attivi fisicamente, in cui non si può uscire tanto di casa? Quindi, insomma, non succedono tanti eventi che vale la pena raccontare. Almeno io faccio corso, do corso ai ricordi. Quindi si può vivere di ricordi in questi periodi. E quando si sferuzza la mente, almeno per me, vola tanto. Un'altra cosa che ho provato a rimediare il più possibile, la stola che ho rovinato con il lavaggio, ho fatto cose che non vanno fatte. Quindi non so se conviene che io vi dico quello che ho fatto, perché sono cose che non sono mai consigliate. Anzi, entrano nella lista non fare così. Però io l'ho fatto, qualche cosa ho ottenuto, non è detto che dovete fare come me, però io ve lo racconto. Quindi vi ricordate, l'altra volta vi ho fatto vedere che la tanto desiderata sciarpa, stola, che doveva essere una stola, sono riuscita a farla infeltrire. Allora, dopo quella delusione, quel disastro, ho detto tanto oramai rovinata per rovinata, provo a fare qualcosa. Quando ho cominciato a stare un po' meglio, appena appena l'ho rimessa a bagno e gli ho fatti tanti, tanti, tanti risciacqui con acqua fredda, fino a che non ho visto più nessuna, neanche una bollicina di schiuma. Dopodiché l'ho rimessa a bagno con acqua aceto. Aceto. Dicono che non si fa, io l'ho fatto. A occhio, ovviamente, senza stare a contare percentuali, robe varie. E perché ho fatto questo lavoro? Sempre facendo ricorso ai ricordi, questa volta ai ricordi dell'infanzia. Da piccolina, quando io facevo le vacanze, anche prima di andare a scuola in realtà, quando non era vacanza, quando andavo a vivere da mia nonna, insomma, nei periodi in cui vivevo da mia nonna in campagna, le condizioni, diciamo, di abitazione, condizioni di vita erano completamente diverse rispetto alle condizioni che avevo in città, dove vivevo con la mia famiglia. Cioè, in città si abitava in un palazzo con tutte le comodità, no? Luce, gas, acqua calda, riscaldamento, dicendo, tappeti persiani, si mangiava in piatti di porcellana con la riga d'oro, tovaglie di cotone damascato, che ne so io, tutti quei lussi là. Invece da mia nonna, quando andavo in campagna, mia nonna, che ricordo di nuovo, in realtà non è una nonna biologica, era una zia di mia mamma perché mia mamma è orfana fin da piccolina. E quando andavo da questa mia nonna, che era l'unica che avevo, per me è stata mia nonna, lei viveva come, diciamo, in antichità praticamente. Perché aveva una casa antichissima, per quei tempi, beh, oggi chiamiamo antica, comunque aveva più di 100 anni allora la sua casa. È vero che lei la manteneva tutti gli anni, le faceva tutte le manutenzioni possibili, però era una di quelle case tradizionali che c'erano da noi in Romania, forse ce ne sono ancora, fatte veramente con le tecniche antiche, cioè. È più ecologica e più biologica di quella tipologia di casa, penso che non esista al mondo.
era fatta con l'argilla, quindi con argilla, paglia e legno. Questa era la casa costruita, non c'era nient'altro lì. Non aveva la luce elettrica dentro casa, non aveva l'acqua corrente, quindi si viveva come in antichità a casa sua. E io adoravo questa cosa, non vedevo l'ora. Quando mi dicevano ti porto dalla nonna per stare un po', io ero la più felice di questo mondo. Non solo per la casa che adoravo, ma anche per la persona di mia nonna, che ritengo sia stata una donna molto saggia e che mi ha insegnato tantissime cose per la vita. Però vivendo in quella casa così, quindi all'antica si andava a prendere l'acqua al pozzo, ci si lavava, non è che si era sporchi. Oggi, Madonna, se non abbiamo il bidet, se non abbiamo l'acqua corrente, calda, ah sì, zozzo, no? Non ti lavi. Eh no, ci si lava lo stesso anche quando non si ha l'acqua calda, corrente, e neanche l'acqua corrente, non l'acqua calda. Quindi si andava al pozzo a prendere l'acqua con i secchi, la si portava a casa. Questo parliamo in inverno magari, si riscaldava sulla stufa legna, ovviamente perché si cucinava e ci si riscaldava la casa con la stufa legna. La luce la si aveva con la lampada a gas e la corrente non esisteva. Dentro casa di mia nonna, non che non c'era nel paese, perché bastava andare dal vicino, nonché mio zio, il fratello di mia mamma, che abitava esattamente a casa vicino, quindi li separava soltanto il recinto, e lui aveva tutte le comodità, meno il riscaldamento autonomo e il bagno in casa. Il bagno ce l'avevano in giardino, dietro casa. Adesso che lo sapete com'erano i WC di una volta, no? Quel casottino di legno con la buca dentro terra, fossa, con la fossa, insomma, non era fossa biologica, fossa settica, era una fossa scavata sottoterra, quindi quello era il bagno. Comunque, quindi da mio zio lui riscaldava la casa anche lui con le stufe a legna, però aveva la corrente, quindi aveva frigo e tutto quanto. Invece mia nonna no, mia nonna viveva ancora come una volta, e ripeto, per me era una magia andare a vivere con lei. E come ci si lavava? Ci si lavava, ripeto, con l'acqua o presa al pozzo, o in estate si raccoglieva l'acqua della pioggia, e in estate addirittura il bagno lo facevo di fuori, quelle enormi bacinelle, perché mettevamo l'acqua della pioggia, la lasciavamo sotto al sole con 40 gradi, 50 gradi al sole in estate. Verso sera avevamo l'acqua calda per fare il bagno, quindi senza spendere un centesimo, perché questa era la saggezza, oltre alle condizioni, però c'era la saggezza, l'economia e l'ecologia. Quindi avevi tutto un ciclo naturale senza spendere niente. E senza usare tanta chimica, e adesso arrivo all'argomento dalla quale sono partita, ho divagato parecchio. Mia nonna faceva il sapone in casa, quindi non si lavava con gel doccia o schiuma da bagno o che ne so io, shampoo, balsami e altre cose. Ci si lavava pelle e capelli con sapone fatto in casa. E mia nonna aveva un segreto che io adesso mi sono ricordata. Quindi, dopo che mi lavavo con questo sapone fatto in casa, lei mi preparava questa soluzione di acqua e aceto e mi sciacquava i capelli. Quindi l'ultimo risciacquo veniva fatto con acqua e aceto. Così i capelli diventavano lucidissimi, molto lisci, molto districanti, soprattutto perché se avete mai lavato i capelli con il sapone fatto in casa, vi ricordate che i capelli si un po' fanno l'effetto dell'infeltrimento, no? Quando lavi con il sapone fatto in casa, quindi non riesci neanche a pettinarli perché si addensano, si formano i nodi. Mia nonna mi faceva sto risciacquo con acqua e aceto, anche quello a costo zero, perché
L'aceto lei lo faceva dentro casa, quindi aveva l'aceto più che biologico, di così non si può. E i capelli diventavano uno splendore. Non avevo problemi a pettinarli e io portavo i capelli lunghissimi quei tempi. Io da ragazzina ho sempre portato il capello lungo, 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 anche fino in fondo alla schiena, fino così. Quindi erano difficili da mantenere. Però con questo metodo io stavo da Dio, mi trovavo benissimo, non avevo mai nessun problema, anzi, meno di quelli che mi trovavo ad avere quando abitavo in città con la famiglia, con i miei, usando i shampoo comprati in commercio, che probabilmente a quei tempi non lo so quanto erano naturali, saranno stati tutta chimica, avevo diversi problemi, avevo il prurito, avevo la forfora, avevo i capelli grassi, quindi facevo una gran fatica a tenerli in salute quando vivevo in città. Invece, quando andavo da mia nonna, tornava tutto perfettamente in ordine con i suoi metodi antichi. Allora, cosa ho fatto io? Ho pensato di, ripeto, mettere a bagno questa istruzione in acqua e aceto. E dopo che l'ho messa a bagno in acqua e aceto, ho fatto lo stesso solito procedimento che si fa. Asciugatura cioè strizzato nell'asciugamano e poi l'ho fatto asciugare. Dopo che si è asciugata, dopo dico perché la prima volta nella disperazione da bagnata, quando ho visto che si era infeltrita, ho provato, no, nella disperazione ho cominciato a cercare di allargarla. Essendo di Kid Silk Mohair, quindi filo sottilissimo e filo molto, molto delicato, quando la prima volta ho cercato di allargarla da bagnata, ecco qua, ho ottenuto questo risultato, questo gran buco. Quindi sono riuscita a romperle la struttura a tricot, essendo anche un lace. Perché è successo questo? Perché da bagnato il Mohair è duro, cioè il mohair di per sé, il kids il mohair non è un filo elastico per niente, non ha elasticità, quindi figuratevi io tirandolo da bagnato peggio che andare di notte. Quindi sono riuscita a fare sto disastro, sto danno grosso. Adesso cercherò con calma e con pazienza, quando avrò il momento giusto, quando arriverà il suo tempo, di riparare questo buco. Quindi di ricreare la lavorazione. Invece adesso, dopo che l'ho messa di nuovo a bagno, l'ho risciacquata e l'ho messa a bagno con aceto, ho aspettato che si asciugasse ben bene e dopo che si è asciugata ben bene ho cominciato pezzo per pezzo, cominciando dalla parte più strutturata centrale verso l'esterno, pezzo per pezzo, cercare a tirare il più possibile, cercare di districarla un po', quindi con tanta pazienza e tante ore di lavoro. Ho fatto di questo, ho cercato di tirare il più possibile. Poi, dopo che sono riuscita ad allargarla un po', ho fatto, non so come si chiama quella tecnica, di solito si usa nella tintura, no? Ho preso così i capi, da una parte l'ho girato verso l'esterno, dall'altra verso l'interno, quindi fare la torsione, l'ho fatto la torsione, la torsione, la torsione, fino a quando non ho ottenuto, no? Come si dice? La tensione giusta che ti si arrotola tutta così, no? Tirando, tirato, tirato, tirato e l'ho lasciata qualche giorno in quella posizione così tutta tirata in torsione, quindi così. E dopo diversi giorni l'ho riaperta e ho visto che comunque qualcosa ho recuperato. È ovvio, non è più la bellezza iniziale, il danno è stato fatto. Assolutamente si vede, si nota sia al tatto che alla vista che è un capo infeltrito, però almeno così, se riuscirò a, e penso di riuscirlo, non per vantarmi, ma credo che ce la farò, a recuperare questo buco qua, cioè a rifarlo, a rimagliarlo, penso che riuscirò a usarla come sciarpa, non più come stola. Tutta sta fatica per cercare di recuperare questo, ovviamente ho pensato, mi sono ricordata che questo era il filato acquistato nel viaggio a Roma,
che doveva rimanere un ricordo tangibile per me nel tempo. Anche per quello ho preferito di fare tutta questa fatica, cercare di recuperarla per renderla utilizzabile in qualche modo, perché ho detto comunque voglio mantenere, no, il ricordo, non voglio rinunciarci, non voglio che sia un motivo di sofferenza solo a guardarla questa sciarpa. Quindi ho cercato di fare, cercherò ancora di fare del mio meglio per recuperarla e per mantenere questo bel ricordo. Quindi, mentre facevo tutta questa fatica, sono riaffiorati i ricordi del viaggio a Roma. Mi sono ricordata anche che avevo promesso di continuare il racconto, no? A voi, perché non avevo finito quella volta di raccontarvi Roma, i bei incontri che ho fatto. Quindi torno un attimo indietro perché ho visto anche questa, uno dei lavori finiti, no? E la cuffia, il cappellino che avevo portato come lavoro nel viaggio a Roma per coprire i tempi morti, diciamo, delle attese. Quindi questo, l'altra volta non ve l'ho detto nel video, però è questo, il cappello, la cuffia. Finita, indossata e già lavata un paio di volte in cashmere cariaggi piuma, quindi un altro progettino finito. Quindi con il mohair rosso, il cappellino finito, sono riaffiorati tutti questi ricordi di Roma. È nato, a parte il desiderio di continuare a raccontarvi questo viaggio, anche il desiderio di ritornarci, perché no, prima o poi a Roma a rincontrare le ragazze. E mentre io facevo queste mie fatiche, no, pensavo, no, e percorrevo i ricordi nella mia mente. Guarda caso, seguendo anche Lorenza De Simone ogni tanto, ascoltandola, ho notato che anche lei ha cominciato a riparlare di questo viaggio, di questo incontro e manifestare il desiderio di una ripetizione, diciamo, no? Di quella bella situazione. Mi ha scritto anche Nancy, del canale Polvere di Colore, esprimendomi anche lei un invito, no? A ripetere questa esperienza. Quindi non lo so se è stata telepatia tra di noi, perché io ci ho pensato tanto tanto questi giorni e ci sto pensando, oppure è semplicemente che anche loro insomma, si ritrovano come me ogni tanto a ripercorrere quelle belle, con quel bel vissuto che abbiamo avuto nel nostro incontro. Quindi, sicuramente, cara Lorenza, cara Nancy e cara Grazia, mi dispiace che con Grazia in questo periodo non ci siamo più sentite, perché sicuramente per così, non so, spesso penso, non so se succede anche a voi. A me mi fa, penso tanto, ma non agisco, no? Dico adesso scrivo, adesso chiamo, adesso faccio, per una cosa o per un'altra, alla fine non faccio niente, rimane tutto nella mia testa e adesso a volte adesso arrivo a confondere che non mi ricordo più se l'ho solo pensato o se ho anche agito, nei confronti di una situazione, no? Comunque, anche te. A te, grazie, ti ci porto nel pensiero e nel cuore. Non è che se non ci siamo più sentite, non abbiamo più parlato, vuol dire che di te mi sono dimenticata. No, non potrei mai farlo. Quindi, sicuramente, care ragazze, prima o poi succederà, ci rivedremo in qualche modo. A Roma e poi magari non solo a Roma. Io, per esempio, ho un altro tarlo nella mente. Mi piacerebbe tanto andare a visitare Borgo Solomeo.
mi è nato questo desiderio da quando ho seguito le faccende di Brunello Cucinelli e da quando sto ammirando quello che è riuscito a realizzare in quel paese. E ho questo desiderio di andare a vederlo di persona. E potrebbe essere anche questo un bel, non lo so, punto di incontro, magari anche con qualcun altro di voi che avrebbe voglia di intraprendere questa bella avventura. Potremmo organizzare anche un incontro a Solomeo per andare a vedere questo bel borgo e magari anche per indagare, a vedere se in qualche modo si può anche andare a visitare l'azienda di Brunello Cucinelli. Che ne so, mai dire mai nella vita. Questo, diciamo, è il mio desiderio per il futuro, uno dei miei desideri per il futuro. E quindi in mezzo a tutti questi ricordi ho ripercorso tutto, no? Tutto il vissuto, giusto per, diciamo, per farvi partecipi anche a voi, volevo andare avanti con il racconto, perché mi pare di ricordare che sono rimasta più o meno a metà strada. Vi ho raccontato dell'incontro con le ragazze, della merceria, dell'esperienza alla stazione, bellissima esperienza nella biblioteca dove siamo andate a chiacchierare e a mangiare insieme. Però non vi ho raccontato il resto. Cioè, oltre a viaggiare a Roma, andare a Roma, dietro l'invito e l'organizzazione, cioè per l'evento organizzato da Lorenzo De Simoni, cioè questo nostro incontro, questo viaggio per me ha significato anche ritrovare Roma dopo tantissimi anni e anche ritrovare un'altra mia carissima amica, Maria, che vive a Roma da più di 20 anni. A lei l'avevo conosciuta per, diciamo, motivi di lavoro, perché è stata la persona che mi ha aiutata ad avere il mio primo lavoro in Italia. E da quella volta siamo rimaste amiche. E non ci vedevamo più, appunto, da parecchi anni, ci sentivamo solo telefonicamente. Quindi dopo che mi sono lasciata con le ragazze, con Lorenza, con Nancy, con Grazia alla stazione Termini, che vi dico sono state carinissime per arrivare alla stazione Termini, ho avuto in regalo da loro il biglietto per il tram, perché io non ce l'avevo. Poi siamo arrivate alla stazione Termini, ci siamo salutate e io sono scesa alla metro insieme a Nancy perché dovevo appunto andare ad incontrare Maria che mi avrebbe aspettato con la sua macchina alla stazione, alla fermata metro più vicina alla sua abitazione. Essendo mancata da Roma da tanti anni, ero un po' anche spaesata, ovviamente anche stanchissima, perché vi ricordo che io avevo lavorato il venerdì tutto il giorno, la sera ho preso il Flixbus, ho viaggiato tutta la notte da Pesaro fino a Roma, poi abbiamo passato tutta la giornata a Roma insieme, quindi ero parecchio stanca, quindi poco presente mentalmente quando si è molto stanchi. Cioè, mi teneva in piedi l'adrenalina e l'emozione dell'incontro, il piacere, sapete, tutto quello, ero gasatissima, era quello che mi teneva in piedi, altrimenti, cioè, se avessi dato retta soltanto diciamo, alla condizione fisica, sarei crollata all'istante. Quando siamo scesi alla metropolitana, Nancy mi ha accompagnata fino proprio all'ultimo punto possibile e mi ha aiutata a prendere la direzione giusta. Mi ha anche regalato il biglietto della metro.
dolcissima, gentilissima Nancy. E da lì ci siamo salutate, ci siamo abbracciate e io sono andata da sola verso Maria, verso la stazione, verso la fermata dove avrei potuto incontrare Maria. È successo un po' lì, ho sbagliato perché lei mi aveva dato delle indicazioni, no? Dove fermarmi, cioè dove uscire dalla metro. Così lei si poteva fermare con la macchina, mi poteva caricare, invece io avevo sbagliato anche lì, l'ho fatta dannare parecchio, poveretta. Però ci siamo viste ed è stata ancora un'altra emozione fortissima. Dopo tanti anni incontrare anche lei. Io non so se a voi succedono queste cose, però per me è stata anche lì, oltre, cioè, un vivere in proprio molto molto intensamente. Cioè vedere una persona che non vedi da quasi 20 anni, rincontrarla e avere la sensazione che l'hai lasciata il giorno prima. È difficile esprimere in parole, forse qualcuno di voi che ha vissuto delle situazioni così mi può capire. Quindi ci siamo viste perché io l'avevo chiamata, no? Ovviamente prima di arrivare a Roma, le avevo detto: guarda, vengo a Roma per questo evento qua, così così, se sei disponibile mi piacerebbe tanto prendere un caffè insieme a te, visto che non ci vediamo da tantissimo. E lei mi aveva dato la disponibilità per sabato, quindi era la giornata giusta. Aveva detto: quando tu finisci con le persone, no? Quando finisci con questo evento, chiamami che ci mettiamo d'accordo come fare. Ah, io l'avevo fatto, quindi lei mi aspettava per prendere sto caffè. Allora arrivo, ci abbracciamo, salgo in macchina e dico: dai, dove mi porti? Dove andiamo a prendere un caffè? Che dopo mi guardo a vedere i treni e ritorno a Termini per tornare a casa, no? Gli ho detto io. E lei guidava, guidava. Inutile a dirvi, Roma, lo sapete meglio di me chi abita a Roma, cosa vuol dire andare in macchina a Roma. E vabbè, non era molto chiacchierona mentre guidava, io ho detto: vabbè, giusto il traffico, io le ho detto, io non ce la farei. Io guido tanti chilometri, però non mi piace guidare nel traffico, non mi piace guidare nelle grosse città. Guido in autostrada, guido nei campi, guido dove volete. Ma il traffico delle grandi città non mi piace, mi stressa parecchio e dopo guidare non è più un piacere per me. Quindi ho cercato di non, insomma, infastidirla più di tanto, ho fatto i complimenti perché secondo me guida benissimo in città. E gli ho chiesto: scusa, dai, dove andiamo? Trovo un posto, tanto te sei qua, vivi qua, sai dove. Sì, mi dice, non ti preoccupare, adesso andiamo. Dopo mi fa: andiamo a casa mia. Come a casa tua? Ma non voglio rapirti troppo tempo. Te avrai da fare, no? Ci lavori tutta la settimana, nel fine settimana avrai tanto da fare. Cioè, no, no, andiamo a casa mia a prendere il caffè. Ha detto: come vuoi te, sono nelle tue mani, gli ho detto. Allora, arriviamo a casa sua. Andiamo su. Entriamo in casa e lì è successo un'altra magia. Entro dentro casa ed è stata come se fossi stata teleportata in un altro mondo. Ovvero, appena ho varcato la soglia di casa sua e lei ha cominciato, no, a presentarmi casa, come si fa quando uno va la prima volta, mi ha detto: prego, vieni, benvenuta nella mia umile dimora, ha cominciato a presentarmi la casa. Io ogni passo che facevo avevo l'impressione che stavo passando in questo tunnel di luce verso un'altra dimensione e non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo. E cammino e cammino e guardo e arrivo fino al soggiorno dove aveva una bella aveva ha una bellissima vetrina piena con i bibelò di porcellana, con i servizi da tè e da caffè, con i bicchieri di cristallo. Alla vista di questa vetrina ho avuto,
come l'illuminazione. Ho detto: Madonna Maria, ma mi sembra di essere in Romania. E lì ho capito che lei in realtà tutta questa casa che ha comprato, che è un appartamento, l'ha completamente ristrutturato, cioè proprio eviscerato, rimesso a nuovo, come posso dire, posizionando e organizzando e allestendo la casa con lo stile che noi abbiamo in Romania, che avevamo una volta in Romania, in realtà, come siamo cresciute noi, siamo abituate noi. Adesso sicuramente anche, non sicuramente anche lì, perché vedo la mia sorella, la casa che ha fatto in campagna, dove sta adesso, cioè in campagna, fuori città, che è appena fuori città, l'ha fatta, cioè, seguendo, l'architettura moderna e le usanze di oggi, quindi con questi grandi open space, con gli spazi comuni. Invece quella volta gli appartamenti erano ben separati, la cucina separata, chiusa, il soggiorno separato, quindi la camera da giorno e le camere da letto separate. Quindi lei ha scelto di allestire l'appartamento con lo stile che avevamo noi in Romania. E lì ho capito questa sensazione, cioè tutto ad un tratto mi ha regalato questa cura per la mia grande nostalgia di casa, perché io purtroppo non rientro in Romania da diversi anni, da prima che succedesse il Covid, quindi non vuole neanche contare. E avevo dentro anche questa grossa mancanza, questa nostalgia, quindi entrando a casa di Maria ho curato questa ferita. Io è stato come se facendo qualche passo dall'Italia, tutto ad un tratto, mi sono ritrovata in Romania. E lì dice: Dai, mettiti comoda. Mi ha dato la camera da letto disponibile. Ha detto: Questo è il caffè, tu da qui non ti muovi più. Come non mi muovo più? E dice: No, no, tu stasera rimani qui a casa nostra, casa sua e del suo compagno. E dice: Tu da qui non ti muovi più, tu da stasera rimani a dormire da noi. Ho detto: Ma come? Ma io devo tornare a casa, c'ho i gatti che mi aspettano, sono venuta via ieri sera. No, no, non ti preoccupare, non moriranno i gatti per un altro giorno. È inutile dirvi che mi ha coccolata fino all'inverosimile, con la cena, con la colazione, il giorno dopo. Il giorno dopo ho conosciuto anche il suo compagno di persona, perché lo conoscevo solo a parole, non l'avevo mai visto. E sono stata con loro, quindi con lei sabato sera, perché lui era al lavoro, lui è tornato a una certa ora che io ero già crollata, mi ero addormentata sul presto, io penso che alle 9 di sera, sabato sera già dormivo, perché ero veramente distrutta, con delle gambe gonfie, dei piedi gonfi così. Ecco, Lorenza, capisci perché io sono venuta con le ciabatte a Roma? Non ho messo la scarpa chiusa perché mi aspettavo a questo effetto dopo tanta stanchezza, dopo tanto stare seduta oppure in piedi, senza avere la possibilità di stendermi. Quindi io sabato sera, con tutte queste emozioni, con tutte queste belle cose, a una certa, molto presto sono crollata. Ha provato Maria a venire, l'ho sentita a un certo punto che è venuta, ha bussato, mi ha chiamato quando è tornato a casa dal lavoro il compagno, io dormivo, ha capito, mi ha lasciato stare. Io rispondo, lei mi fa: Dormi? Io sì, quindi non sono riuscita a tirarmi su. Fino al giorno dopo, la mattina, quando ho cominciato a sentir muovere, lei si è alzata prestissimo e ha cominciato a mettere su da mangiare. E ha preparato un piatto che usa da noi in Romania, che sarebbe ciorba di gallina, oppure brodo bara minestrone di gallina, perché da noi quando si fa il brodo diventa quasi un piatto unico, perché si mettono sia la carne che le verdure, no? E si mangia tutto insieme, non si separano. Comunque è un piatto tipico rumeno.
lei avendo proprio la gallina portata dalla Romania dal compagno, gallina di quelle cresciute nel cortile come una volta, vera gallina ruspante, e anche lì è stato un altro viaggio proprio così, magico nei sapori del nostro paese. E abbiamo chiacchierato, abbiamo passato del tempo insieme. C'era anche sua sorella, da lei, che avevo già conosciuta quando ero riandata a Roma nel 2004-2005, mi pare. Anche la sorella è una persona squisitissima, delle persone, guarda, vi dico, più uniche che rare. Quindi è stata una, posso dire, quasi una giornata passata insieme a casa loro, meravigliosa, ricca di emozioni, ricca di sensazioni. L'ospitalità infinita, la gentilezza, la disponibilità, cioè, ho ritrovato anche qui il nostro popolo d'origine, diciamo. Non perché qui non siamo ospitali in Italia o non siamo accoglienti, anzi, forse questa è una cosa che ci lega tantissimo e ci fa assomigliare tantissimo come popoli, l'accoglienza e l'ospitalità. Ed è stata anche lì un vissuto, un'esperienza bellissima e fortissima, a casa di Maria, di Mary, come la chiama il compagno, che mi è piaciuto tantissimo, vederli insieme, quanta complicità hanno e come si rispettano e come parlano. E come si aiutano a vicenda, no? In casa, nelle faccende domestiche, in tutto quanto. È stato proprio bello e mi sono sentita in famiglia, non in visita da amici. E mi hanno trattata veramente come se facessi parte della famiglia. E poi verso il pomeriggio, lei doveva rientrare al lavoro domenica sera, domenica pomeriggio, quindi ci siamo salutate, con la sorella, con il compagno, e lei mi ha riportata alla fermata della metro più vicina a casa sua, e poi io sono tornata alla stazione Termini. Ho preso proprio al volo un treno perché stavo guardando sull'applicazione no, dei Trenitalia sul telefono, stavo guardando in tempo reale quale sarebbe il treno disponibile e ho fatto il biglietto mentre camminavo verso il binario da dove sarebbe partito il treno. Proprio l'ho preso per la scuffia, come si dice, è partito neanche in 2 minuti dopo che io sono salita sul treno. E ho preso il treno e sono ritornata a casa, sferuzzando alla cuffia che vi ho fatto vedere poco fa sul treno e ripercorrendo con la mente tutti questi belli incontri e tutte queste belle emozioni che mi hanno regalato queste 2 giornate passate a Roma. E rinnovo il ringraziamento a Lorenzo De Simoni per la sua idea, per averci coinvolte e per aver creato queste nuove conoscenze e per avermi regalato questi ricordi di cui sto vivendo questi giorni, che mi aiutano ad andare avanti. Le belle emozioni e i bei ricordi caricano anche nei momenti un po' di, diciamo, dove siamo un po' giù per vari motivi. Così comunque si va avanti lo stesso. Adesso spero di riuscire a finire questa maglia, finché c'è ancora freddo, perché questi giorni è parecchio freddo.
come avete ben visto, sto indossando una maglia che è non calda di più, è praticamente un termosifone al portatore, potrei dire. È un mio progetto, una mia creazione, è una lavorazione a pannelli, quindi dietro, davanti, le maniche. L'ho voluta all'epoca che l'ho lavorata qualche anno fa. Questa mi era venuta come posso dire, la mania, la fissa di fare un maxi maglione, un maxi pullover con le maniche molto molto lunghe che arrivassero addirittura alla punta delle dita, e l'ho fatto. Però dopo che l'ho fatto, l'ho realizzato così il maglione come mi era venuta la fissa, fissa partita da dove? Avevo visto tutta quella serie, non mi sa che era un Natale, tutti sti maglioni, maxi, quella volta nei film andavano di moda così. Allora mi è venuto anche, mi ha detto, voglio un maxi maglione così, con le maniche lunghissime. Però dopo che l'ho realizzato, quindi dicevo, 100% alpaca, un cono, una rocca acquistata sempre da Simone a filati pregiati di Stock tempo fa. Dunque, realizzato il maglione, cominciato a indossare, mi sono resa conto che è un'impresa impossibile, perché qui dove abito io non è freddissimo normalmente. Quindi questo è un maglione che va bene per i climi molto più freddi, o magari per quando si va in montagna. Io non ho avuto più occasione né di andare in montagna da quando ho realizzato questo pullover, e neanche qui non ha fatto freddissimo per poterlo indossare spesso. Quindi è rimasto accantonato su una gruccia, tant'è che un po' lo vedete qui abbastanza un po' sbilenco, nel collo un po' allargato, perché è sempre stato su sta gruccia. Cioè, ho provato a tenerlo ripiegato, ma l'alpaca, essendo anche l'alpaca un filato molto delicato, ho notato che si stava rovinando, stava formando delle pieghe che anche con l'indosso non andavano via. Sicché l'avevo rilavato, e dopo che l'ho rilavato, l'ho sempre tenuto sulla gruccia, ho detto almeno così non mi si rovina il filo, non mi si formano queste pieghe. E l'unica, diciamo, un po' tra virgolette, disagio è che si allarga un po' il girocollo. Non succede nient'altro. Adesso sti giorni, stando sempre a casa, perché sono ancora a casa, non sono tornata a lavorare. Qui vi apro una piccola parentesi, perché mi sono riproposta di cercare di non parlare più del mio stato di salute, perché ho notato che, come dicevo l'altra volta, il mio canale si è trasformato in un bollettino di salute più che in un canale che tratta i filati e la maglia e l'uncinetto. Quindi apro questa piccola parentesi, vi dico che questa settimana, il martedì, avevo fatto la radiografia di controllo che mostrava che non sono guarita dalla polmonite. Sono riuscita, fortunatamente, ringraziando il cielo, a trovare posto per fare la visita specialistica in Ancona, a Torete, è vero, quindi a quasi 100 km da qui, però è stata diciamo, un regalo del cielo, perché l'ho fatta venerdì. Per farla breve, lo specialista mi ha detto che devo stare ancora calma qualche altro giorno, tranquilla, perché comunque tutte le cure che io ho fatto continuano ad agire, hanno bisogno di tempo. Non devo fare più nessuna cura, devo solo dare tempo alla guarigione. Però ho avuto un'altra sorpresa, che lì per lì è stata una bella batosta, però tutto sommato l'ho accettata. Ritengo che nell'insieme comunque sia una cosa positiva, perché lui, guardando le radiografie, prima della cura e dopo la cura, mi ha detto: oltre la polmonite, qui c'è qualcos'altro nei tuoi polmoni. Per me lì è stata un po' una bo bella botta, però di questo ne parleremo più avanti, perché ci vogliono
praticamente per avere la certezza, oltre alla sintomatologia, all'aspetto del tessuto polmonare, ci vuole anche una, diciamo, ci vogliono dei tentativi di cura che dureranno circa 3 mesi e poi se ne parlerà per avere una diagnosi certa. Quindi non ne parlo adesso della diagnosi che si presume perché non abbiamo la certezza. Ve ne parlerò più avanti. E qui chiudo la parentesi della salute. Quindi, essendo ancora una ferma casa, ho tirato fuori questi maglioni che ho realizzato tempo fa, che sono molto calorosi, molto così, e li sto usando dentro casa, stando sempre ferma, comunque si sente freddo, ma così, stando molto calda con il maglione, non ho bisogno di tenere il riscaldamento alto, perché l'aria che respiro non deve essere molto calda, deve essere una temperatura giusta. Quindi così mi aiuta a stare sempre calda, per quello l'ho tirato fuori, altrimenti, come vi dicevo, questi maglioni così un po' più pesanti non sono proprio, diciamo, giusti per questo clima. Invece il progetto di Oxana, che tra l'altro so che adesso anche lei sta poco bene, mi dispiace tanto, ma so che è forte, che ne verrà fuori anche lei piano piano. Purtroppo la stagione è questa, con tutti i suoi malanni, con tutte le sue situazioni. Comunque, lei ci ha sempre seguiti, la trovo fantastica. Ho imparato un sacco di piccoli segreti con la lavorazione della maglia Forever. E piano piano sta andando avanti anche quella. C'è ancora tanto da lavorare perché essendo una lavorazione fatta con i ferri numero 3 e con il filo singolo di Kid Silk Mohair ci vuole parecchio, insomma, per riuscire a vedere un pezzo lavorato. Comunque sto andando avanti. Aspettiamo che lei stia bene, così ci risentiamo e continuiamo con il progetto. Io credo che sarò a casa ancora tutta la prossima settimana per riprendermi e la settimana del 20 forse tornerò al lavoro. Vediamo anche cosa ne pensa la mia dottoressa. E intanto faccio quello che posso e vado avanti con i miei piccoli progetti in questo periodo di convalescenza, così aiuto il corpo a rimettersi in salute, ma aiuto anche la psiche e la mente a rimanere in un buono stato positivo e propositivo, perché io considero che il lavoro a maglia e all'uncinetto possono essere anche una validissima terapia cognitiva. Non sono solo dei passatempo che ci permettono di realizzare cose che ci piacciono, cose che desideriamo per noi e per gli altri, ma sono anche una validissima terapia. E non è che lo dico io, lo hanno dimostrato anche proprio scientificamente con degli studi. Quindi vi consiglio vivamente di mettere la mano ai ferri per curarvi e per passare il tempo. Vi mando un abbraccio, vi aspetto qui con me prossimamente e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti. Ciao.